Benvenuti su 9 minuti, io sono Alessandro e oggi parliamo dei sonetti lussuriosi di Pietro l'Aretino. Per iniziare, ve ne leggo uno. Fottiamoci, anima mia, fottiamoci presto, perché tutti per fotter nati siamo. E se tu il cazzo dori, io la potta amo. E sarei al mondo un cazzo senza questo. E se post mortem fotter fosse onesto, direi: tanto fottiamo che ci muoiamo. E di là fotteremo Eva e Adamo, che trovarono il morir sì disonesto. Veramente, egli è ver, che se i furfanti non mangiavano quel frutto traditore, io so che si sfogliavano gli amanti. Ma lasciamir le ciance e sino al core. Ficcami il cazzo e fa che mi si schianti. L'anima. Chi sul cazzo or nasce or muore. E se possibil fore, non mi tener della potta anche i coglioni, d'ogni piacer fortuni testimoni. Ecco, questa che vi ho letto non è una poesia che sono andato a cercare. Ma se uno apre i sonetti lussuriosi dell'Aretino, un poeta vissuto intorno circa 500 anni fa, si trova un librettino costituito da tante poesie simili. Ecco, come potete capire, l'argomento è quello lì, quello della riproduzione. E l'Aretino lo affronta in maniera anche un po' diretta. Forse troppo probabilmente il video verrà censurato. Ma è interessante vedere come anche 500 anni fa, magari senza i video, si riuscì, cioè, ci si divertisse in maniera semplice, in maniera quasi innocente, ecco, se uno non volesse pensare che ci sia dello scabroso, in questa sensualità, anche piuttosto esplicita forse, trascritta sotto forma di poesia. Se non conoscevate questo libro, beh, è il caso veramente che voi andiate a dargli un'occhiata. Lo trovate tranquillamente, cioè lo trovate gratuitamente su internet perché non è più coperto da diritto d'autore, oppure lo potete trovare anche in edizione cartacea. Io vi lascio i link di entrambi. Spero veramente di avervi reso un filo più curiosi riguardo a quest'autore, a questo libro. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona lettura. Ci vediamo al prossimo video.